Tensione a Teramo durante la commissione organizzata dalla Giunta per discutere sulla questione riguardante la gestione dello stadio Gaetano Bonolis. Lunedì è previsto il Consiglio Comunale per ratificare il passaggio della gestione sportiva dell'impianto da Soleil al Comune, ma i consiglieri di minoranza non ci stanno e ieri durante la commissione hanno attaccato l'operato della Giunta, lamentando la mancanza dei documenti richiesti per valutare la situazione. Un epilogo farsesco, perché convocare una commissione due giorni prima del Consiglio Comunale senza fornire ulteriori documenti e solo per così crearsi un alibi di partecipazione, di finta partecipazione, è un gesto e un atto provocatorio grave e di grave lesione di quelli che sono i diritti alla trasparenza, alla correttezza amministrativa, al rispetto della minoranza e dei cittadini. Questa amministrazione sa fare solo questo, quindi noi ci apprestiamo ad affrontare il Consiglio Comunale del 30, ultimo giorno, attenzione, sono 4 anni che questa vicenda va avanti, è l'ultimo giorno utile perché l'arbitrato prevede che l'ultimo giorno utile sia il 30, noi andiamo in Consiglio Comunale, quindi ci apprestiamo senza avere la documentazione. Ieri sono arrivati addirittura i carabinieri, perché il consigliere Rabuffo ha chiamato i carabinieri, perché non ci hanno voluto dare neanche in quell'occasione tutti i documenti relativi all'arbitrato. Come si fa a valutare una transazione di un atto, di una vicenda giudiziaria, oltre che amministrativa, senza avere gli atti di quel giudizio? Quindi è praticamente follia. E guardate un po', ieri sera alle 21 circa qualcuno di noi ha ricevuto una PEC da parte dell'avvocato del comune, quindi neanche del comune. Una cosa assolutamente irrituale. Il consigliere Antonetti, a nome dell'opposizione, chiede inoltre il rinvio del Consiglio Comunale di lunedì e che ne sia convocato uno straordinario in altra data. Un argomento così delicato deve essere discusso in un consiglio fissato per le 15:30, dove c'è anche la discussione dell'approvazione del bilancio consolidato. Questo vuol dire non rispettare nessuno, e quindi avevamo chiesto un consiglio straordinario sullo stadio per discutere sulla validità o meno di questo accordo. Si fa così, si conoscono le carte, si studiano le carte e poi si esprimono i giudizi, ma ovviamente questo non avverrà. Noi comunque saremo in consiglio, perché il luogo deputato per la discussione delle cose pubbliche è il Consiglio Comunale, e quindi prenderemo le nostre decisioni, faremo i nostri passi, ma saremo sicuramente presenti, perché non si può consentire che un comportamento così passi come una normalità.